Ben trovati a TRC Mattina Sport. Quest'oggi parliamo ancora di calcio, parliamo con il Cervelli di Calcio, un grande successo, la festa dei Cervelli, però nella città di Nerusca. Purtroppo in questi giorni non c'è stata solamente festa, ma purtroppo anche lutto, e l'abbiamo visto, abbiamo anche raccontato con quello che è accaduto per Daniele Papa, una tragedia, e ne approfittiamo ovviamente anche per fare le condoglianze a tutta la famiglia. Ovviamente conosciamo questa famiglia perché c'è la sorella Isabella che fa parte della Tirreno Atletica, che ha proprio anche reso omaggio a uno dei suoi caposaldi, uno dei suoi punti fermi. Quindi assolutamente condoglianze anche da parte nostra di tutta TRC. Però adesso passiamo al calcio perché abbiamo una nutrita batteria di ospiti questa sera. Guardate quanti sono tantissimi. Il Cervelli festeggia la vittoria del campionato di promozione. Nella stagione incompiuta abbiamo il mister Daniele Fragassa. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Abbiamo il vice allenatore Alessandro Di Demondo. Buonasera a tutti. Abbiamo il direttore sportivo, anche se a quanto pare ha lasciato l'incarico nei giorni scorsi, poi se ne andrà meglio, Daniel Da Ponte. Buonasera, buonasera a tutti e mi accodo alle tue parole iniziali per fare le condoglianze alla famiglia del ragazzo che è scomparso qualche ora fa. Abbiamo il centrocampista Jacopo Valenzi e Buonasera a tutti. Buonasera. l'attaccante Daniele Belloni. Ecco, Buonasera a tutti. tutti civitavecchiesi. Oltre a loro c'è anche Luigi Trebisondi che doveva essere con noi, purtroppo ha avuto degli impegni dell'ultimo minuto, non può esserci, e quindi però così ha trascinato anche lui il cervello della vittoria di questo campionato. Partiamo con mister Fragassa. Che emozione è stata vincere questo campionato, ma soprattutto in questa maniera? Allora, innanzitutto è stata un'emozione particolare, vi dico la verità, un'emozione comunque forte perché è arrivata la vittoria di questo campionato in questo modo che sappiamo tutti, purtroppo questa vicenda del Covid ci ha investito a tutti quanti, quindi non sapevamo, non era programmata, però ecco, questo forse qualcuno può pensare che macchia questo campionato. Ma io dico invece che i ragazzi e noi, lo staff, ce lo sentiamo nostro, ce lo sentiamo nostro perché comunque abbiamo fatto, secondo me, una stagione meravigliosa, strepitosa fino al momento, insomma, che si è chiusa. Ricordo che abbiamo fatto un testa a testa con il Fiumicino, è vero, però abbiamo anche vinto il campionato d'inverno, ricordo lo scontro diretto a Fiumicino vinto, insomma. È stata una stagione veramente entusiasmante e è arrivata insomma, questo decreto di vincerlo così, però ce lo sentiamo nostro. Io perlomeno penso che insomma, sia anche il pensiero dei ragazzi che sia una vittoria meritata. Sì, assolutamente avete vinto questo campionato con un punto di vantaggio sul Fiumicino, per cui faccio intervenire anche Alessandro. Una stagione particolare, come detto, come si festeggerà questa vittoria del campionato? Perché insomma è una parte diversa, visto che non si possono fare altri compiti, però visto che sia un brindisi, ve lo deve concesso. Aspetta, forse Alessandro non ci sente. Alessandro? Giovanni, ti sento a tratti. Oh, ok. Alessandro, chiedevo com'è festeggiare questa vittoria del campionato in maniera così particolare, visto che non si può festeggiare in pubblico? Guarda, ti dico la verità, ci manca festeggiarlo in campo perché poi alla fine la soddisfazione più bella è vincerlo in campo. Però, come dice Mister Fragassa, secondo noi, anche se è finito prima del previsto, ce lo siamo meritati. Eh sì, comunque sia una lunga cavalcata in 9 delle ultime 11 partite che sono in testa alla classifica. Daniel, quindi chiedo anche al direttore sportivo, una squadra costruita per fare bene, però forse ve l'aspettavate che si potesse portare a casa questo campionato? Sì, diciamo che l'ambizione a inizio stagione, gli obiettivi che ci eravamo posti insieme alla società erano quelli di cercare di migliorare quanto di buono già fatto nell'anno precedente con la gestione di Mister Michele Zeoli e
e quindi cercare di migliorare quel sesto posto raggiunto nella stagione precedente. Sinceramente pensavo che avremmo potuto fare meglio, ma non pensavo così tanto bene, ecco, perché comunque eravamo partiti sapendo e conoscendo le qualità dei giocatori che avevamo in rosa, le qualità dello staff composto dal mister, dal suo secondo, dal preparatore dei portieri, ma non pensavo sinceramente di stare praticamente lassù per largo tratto, per larghi tratti del campionato, quindi da questo punto di vista sono rimasto stupito, positivamente stupito anche io. Iago, invece per te l'esplosione, insomma la consacrazione dopo diverse stagioni prima con il CIE, che avevo la CSR, finalmente hai dimostrato in tutto e per tutto il tuo talento. Sì, in questo ringrazio soprattutto il mister che mi dà sempre fiducia e sono 2 anni che mi trovo benissimo con lui e devo ringraziare soprattutto lui, col direttore. Eh sì, assolutamente. Quindi una grande cavalcata quella che è stata da parte vostra, da parte della formazione etrusca. Daniele Belloni, adesso andiamo anche a recuperare, forse se riesco a trovarlo, magari avete già visto in precedenza. Il Uno gol con la CSL. proprio Daniele Belloni contro la CSL. Scusate, ma sento tutto attaccato, non sento niente. Chi? Daniele, non mi senti? Io sento proprio tutto a tratti. Non... No, hai fatto uno dei gol più belli della stagione con la CSK Soccer da 40 metri. Beh, sì, diciamo che quando è arrivato il pallone non ci ho pensato 2 volte e appena ho visto il pallone entrare sono stato molto contento di questo gol, anche perché è stato il primo. È stato molto bello, sono stato molto contento. Ok, quindi hai fatto anche diversi gol in questa stagione con la maglia del cervello, quindi ti sei anche espresso. Quindi chiedo sempre a Daniele Belloni, com'è stato da essere un giocatore giovane che ha trovato spazio e ha dato proprio il suo contributo alla vita di un campionato? Beh, come diciamo, ha già detto Jacopo, grazie al mister che mi ha dato molta fiducia quest'anno, e anche merito della squadra, perché diciamo, sono entrato a far parte di una famiglia più che una squadra, dove tutti si vogliono bene, mi sono trovato in un gruppo fantastico, anche questo mi ha aiutato molto. Ok, invece volevo chiedere al tecnico Daniele Fragassa, riguardo sempre questa annata, qual è stata la migliore partita della stagione secondo lei che ci avete lì? Forse quella di Fiumicino, forse quella con la Luiz. Ma paradossalmente io ho una mia partita, insomma, veramente particolare, che penso che sia stato lo snodo della nostra stagione, quando andammo a vincere sul campo del Grifone Giallo-Verde. Era una squadra in ottima salute, da 14 risultati utili consecutivi veniva, e lì secondo me abbiamo fatto una prestazione veramente che siamo cresciuti. È vero, lo scontro diretto col Fiumicino ha il suo fascino, perché comunque sai, si sono affrontate prima contro seconda. Era anche una posizione delicata di classifica, stavamo a meno 5 e sapevamo insomma che sbagliando quella gara potevi andare a meno 8, invece vincemmo, e quindi insomma lì abbiamo dato una bella sterzata. Ma la partita più complicata, più bella, più sofferta è stata secondo me la vittoria in trasferta del Grifone Giallo-Verde. Io poi insomma faccio veramente un elogio a questi ragazzi che sono collegati, ma anche a Trebisondi, che stasera non si è potuto collegare perché hanno veramente fatto una stagione strepitosa. È anche merito non solo dell'allenatore che l'ha fatti giocare, ma insomma anche di Da Ponte, perché Belloni l'ha portato Da Ponte, Gaudenzi stesso. Quindi insomma io cerco di valorizzare giovani importanti, giovani bravi, ma questo è anche merito di un lavoro di squadra, perché comunque vada, se non porta Da Ponte e Belloni, Fracassa non lo fa giocare. Quindi sai, è stato un mix veramente insomma di un gioco di squadra nel vero senso della parola, che ha portato un risultato fantastico. Poi vabbè, Trebisondi non c'è bisogno che lo scopre nessuno, perché è stato con me alla CSL 2 anni, abbiamo fatto grandi cose,
e quindi lui era già una certezza. I ragazzi, insomma, sono stati sono esplosi, ecco, sono esplosi. Vedere Gaudenzi che va, insomma, che fa quelle stagioni, quelle prestazioni, è veramente fonte di orgoglio, perché comunque in prospettiva sono giocatori importantissimi. Poi, come diceva bene Jacopo, abbiamo fatto due stagioni insieme, quindi il detto dice non c'è due senza tre, proveremo il salto all'eccellenza, che cosa ne viene fuori. Vedo Alessandro che ride, siete già pronti per questa eccellenza? Immagino già di sì. Sì, stiamo, secondo me manca solamente l'ufficialità che ci deve dare solamente il mister, perché poi alla fine è lui, cioè siamo insieme, quindi aspetto che lui mi dà l'ok e poi siamo pronti per la nuova stagione, per vivere questo campionato d'eccellenza. Sì. Sì, quindi siete pronti, ma poi d'altro c'è anche il derby con il Rispoli. C'è stato anche, abbiamo visto questi giorni, c'è stato anche questo derby che ci vuole adesso, poi vedremo, insomma, come sarà anche il piano tra la Rispoli e Cervete di quella Serie D per l'eventuale regressione della formazione rosso-blu. Ci pensate anche a questo? Chi vuole rispondere? Forse Jacopo, mister? Sì, sicuramente saranno tutte belle partite, perché ci sono molti derby, tutte squadre che si trovano vicino di posizione, Corneto, Civitavecchia, Cerveteri, la Dispoli, quindi sarà sicuramente un bellissimo campionato e un motivo, ci saranno molti stimoli per noi giocatori per farci vedere ed essere sempre pronti. Insomma, non capita tutti i giorni il campionato del genere. E ci chiedo al direttore sportivo Da Ponte, lei ha lasciato la società, insomma, nei giorni scorsi, poi è stato anche il ringraziamento da parte del club. C'è qualche voce che lavora da Dispoli, è vero? Sì, confermo quanto detto nella prima parte di frase, ovvero che nei scorsi giorni ho insieme alla società deciso di risolvere consensualmente questo chiamiamolo contratto che ci ha legato per questa stagione. L'ho fatto perché pensavo che il mio percorso lì a Cerveteri fosse terminato. Colgo l'occasione per ringraziare ovviamente tutti coloro che durante questa stagione ci hanno permesso di vivere una stagione da protagonisti, quindi partendo dal presidente Ugo Ranieri, per passare al direttore generale Valerio Ignazzi, al mister con tutto il suo staff, alla segretaria, a tutti coloro che hanno militato intorno appunto alla prima squadra e che ci hanno permesso di fare una stagione appunto da protagonisti. Per quanto riguarda la seconda parte della, diciamo, domanda, non nego che ci sono stati contatti con il La Dispoli, ma diciamo ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi attualmente non mi posso sbilanciare da questo punto di vista, ecco. Certo, sono momenti particolari, bisogna aspettare assolutamente, come siamo potuti osservare adesso, diventa tutto inedito, non facciamo nemmeno noi a capire quello che potrebbe accadere. Invece chiedo a Daniele Fragassa come sarà il futuro di questo Cerveteri. Abbiamo visto anche le parole dei massimi dirigenti, di Ignazio, insomma, che ci punta molto alla prossima stagione. Sì. Sì, diciamo che la dirigenza, ecco, il presidente Ranieri, il direttore generale Ignazzi, anche la presidentessa, insomma, ci sono molto vicini e c'è molto entusiasmo questa, poi insomma, vincere un campionato così al primo colpo per noi, ma al loro secondo anno in questa nuova società è veramente fonte di orgoglio. Si avverte che c'è veramente voglia di far bene, voglia di continuare e voglia di non fare la comparsa in eccellenza, quindi sappiamo che è un campionato veramente difficile, che dobbiamo strutturarci, dobbiamo fare anche degli acquisti, insomma, importanti, che conoscano bene la categoria, quindi io penso che le competenze ci siano. Certo, quest'anno, insomma, con l'assenza del direttore Da Ponte verrà a mancare sicuramente un elemento, una colonna importante, però cercheremo, insomma, di farci trovare pronti e di andare avanti e di organizzarci al meglio, perché
perché non intendiamo, insomma, fare brutte figure, perché il campionato richiede massima professionalità e diciamo che siamo pronti, ecco, siamo pronti a fare questo salto. Poi sai, sei meglio di me, che il campo, insomma, è il giudice supremo, quindi se noi lavoriamo bene, con serietà ed intelligenza, come abbiamo sempre fatto finora, i risultati sono una conseguenza logica. Allora, adesso una domanda generica a tutti quanti, insomma, a tutti quelli che sono in collegamento. Questa settimana ovviamente si è parlato molto, campionato molto speso, vengono promosse le prime, non vengono promosse. Chi è stato più pessimista e più ottimista durante questo periodo particolare, magari nel vostro gruppo, nelle vostre chiacchierate? Chi va per primo? Scegli tu. Dai, tu, hai parlato. Va bene, ma io sinceramente ci siamo confrontati nelle scorse settimane, ci confrontavamo praticamente giornalmente insieme al mister, insieme all'allenatore in seconda, insieme anche alla dirigenza, al presidente. Io sinceramente sono sempre stato, ecco, un po' il pessimista del gruppo su una possibile ripartenza. Io ho pensato già dal primo momento che una ripartenza nei dilettanti era praticamente impossibile, poi col passare dei giorni praticamente abbiamo avuto conferma di ciò. Ovviamente adesso ormai la stagione è terminata, quindi possiamo dirlo, vanno fatti complimenti al mister, perché anche il mister si rendeva conto del fatto, ci rendevamo un po' tutti conto del fatto che era impossibile ripartire, ma non potevamo permetterci di farci vedere deboli di fronte alla squadra, quindi alla squadra abbiamo sempre indotto una sorta di fiducia sul fatto che si sarebbe potuto ripartire, perché giustamente non potevamo correre il rischio di magari ritrovarci fermi a distanza di qualche settimana senza esserci allenati e a dover scendere in campo giocandoci appunto un campionato. Quindi questa gestione da parte del mister secondo me è stata certosina, è stata ottima, però fondamentalmente credo di poter dire a nome di tutti che comunque sapevamo un po' in cuor nostro, e dico purtroppo, che non c'erano poche possibilità di ripartire, ecco. Alessandro, tu sei stato pessimista o ottimista? No, guarda, aspettavo solamente gli organi competenti, che comunque ci dicevano come doveva finire, però no, non sono mai stato pessimista di mio, quindi affronto sempre con la massima positività le situazioni. Quindi Daniel era quello negativo, io invece ero quello positivo, devo dire la verità. No, io invece pensavo che si fosse ripartito e che la cosa non si prolungasse così tanto, però vincere così è comunque giusto, perché ce lo siamo meritato e quindi niente, però pensavo che si fosse ripartito. Daniel? No, io sì, ci ho sempre sperato nella ripartenza del campionato, abbiamo sempre cercato di farci trovare pronti con il mister, con tutti i compagni, con i programmi che ci ha dato durante il periodo di quarantena, anche se era un po' improbabile la ripresa del campionato, però noi abbiamo sempre cercato di farci trovare pronti, ma penso che anche come è andata a finire, penso che sia giusta così, perché noi ce lo siamo meritato questo campionato. Allora, abbiamo praticamente sforato, però oggi sappiamo che andiamo avanti qualche altro minuto. Forse l'ultima domanda, domanda semplice e decisa. Qual è la prima cosa che avete fatto per questo campionato e qual è la prima persona che avete avvertito proprio per esprimere la vostra felicità? Di partire sempre con Daniele Pelloni. Diciamo i familiari sono i primi sempre a sapere le notizie importanti. Poi logicamente non vedo l'ora di festeggiare questo campionato insieme a tutti, a tutti i miei compagni, a tutto lo staff, il mister. Diciamo che non vedo l'ora di fare questa festa, perché... Qual è la prima cosa che hai fatto quando hai saputo questo? La prima cosa che hai fatto quando hai saputo della vittoria? Sono stato molto contento, diciamo, perché... È una gioia, anche perché
Daniele, scusami, sono entrato a gamba tesa, mi dispiace. Dico, è il primo campionato, diciamo, che è il primo anno d'Under, è il primo campionato che vinco, quindi sono molto contento di questa cosa. Andiamo a centrocampo, Jacopo? Sì, anch'io sono stato molto felice, anche perché precedentemente non avevo vinto mai niente, né nelle giovanili, né nei campionati minori, quindi è stata un'emozione molto grande. Anch'io, alle prime persone che l'ho detto, sono stati i miei genitori e poi successivamente gli amici con la squadra. Sono stato molto contento. Alessandro Di Demondo, vice mister. Io sono 3 anni che sto con mister Fracassa, quindi non aspettavo altro che la conferma della vittoria del campionato, vi dico la verità, perché studiamo, cioè siamo i primi comunque a stare in apprensione durante la settimana, le domeniche, quindi È stata una liberazione, secondo me, da parte mia, del mister e del direttore sportivo. Ci siamo sentiti comunque in concomitanza per farci complimenti ed è andata così. Daniel Davonte? Io mi riallaccio al discorso di prima, purtroppo sono una persona scaramantica e pessimista, quindi io aspetterò il 3... No, avete sentito? Sì, abbiamo sentito. Dico, purtroppo essendo pessimista di natura e anche un po' scaramantico, io aspetterò il 3 per stappare la mia personale bottiglia insieme a loro, perché come sapete ovviamente dobbiamo attendere il 3 giugno per la ratifica ufficiale, quindi diciamo che io fino al 3 giugno preferisco non sbilanciare, però ovviamente è una battuta, perché sappiamo tutti che il 3 dobbiamo solo attendere la ratificazione ufficiale di questa proposta che è stata fatta, ma la prima in classifica non è mai stata e non verrà messa in discussione da nessuno, quindi aspettiamo il 3 giusto perché, appunto, come dicevo, sono scaramantico, per cui preferisco aspettare il 3 per esprimermi. Ma quale bottiglia apriamo? Quello dobbiamo chiederlo all'allenatore in seconda, che c'ha un bar e quindi ce lo può suggerire lui. Ok, Alessandro. Guarda, ti dico la verità, va bene Don Perignò, tanto per farla piccola, dai. Alla grande. Don Perignò e via. Posso parlare? Guarda, ti dico la verità, spero di ritornare a Cerveti e stappare la bottiglia insieme anche ai giocatori, perché 3 mesi sono stati lunghi ed è giusto così, dai, andare a Cerveti e festeggiarlo insieme a loro. Mister Fragazzo? Ma guarda, io ti dico la mia, c'è rimasto un po' strozzato perché il festeggiamento non l'abbiamo fatto e quindi stiamo ancora aspettando proprio l'esplosione, stiamo aspettando, noi l'altro domenica insomma abbiamo fatto un'intervista con Canale 10, quindi però con queste restrizioni purtroppo potevano venire soltanto 2 o 3 rappresentanti sia della prima squadra che della juniores, ci hanno dato dei paletti e stare insomma a distanza, non potersi abbracciare, credimi, è veramente strano, tutto strano. Io sono convinto, spero che al più presto riusciremo a organizzare sempre insomma con le dovute precauzioni, perché la società si sta muovendo, di organizzare una festa ma con tutti i ragazzi, tutti insieme, quindi è lì che poi sarà proprio ci faremo, capiremo veramente che poi l'abbiamo vinto questo campionato. Ancora stiamo un po' così, non è che c'è stata un'esplosione di gioia in campo all'ultimo minuto e quindi sai, sei consapevole, l'hai vinto, fini. L'hai vinto ed è vero, verrà diciamo emanato il comunicato ufficiale il 3 di giugno e su quello non c'è ombra di dubbio, però la festa non c'è stata e quindi ancora ci manca un pochino ci è rimasto un po' così, dai, l'urlo è rimasto strozzato in gola, un po' qua, ecco, questa è la mia sensazione. Vi auguro assolutamente di poter festeggiare al meglio questa promozione di eccellenza che avete dato, tutto quello che avete fatto. Quindi però siamo in conclusione di questa festa, praticamente, perché la trasmissione è stata una festa, abbiamo decantato le vostre gesta, quello che avete fatto durante la stagione. Vi ringrazio tutti quanti, con il mio spazio, Daniele Monte, Daniele Belloni, Daniele Fragasco, Jacopo Ravenzi, Alessandro Di Verdi.
grazie a tutti. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Ci vediamo alla prossima, buon proseguimento con le trasmissioni di ieri. Okay.